cari amici di Chianciano, sono Claudio Borghi Aquilini, sono il candidato per l'uninominale per la Lega alla Camera e sono qua per un incontro come ne abbiamo fatti tanti nel territorio per parlare di economia, per parlare, io sono economista quindi parlo di economia, mi spiace, ogni tanto mi piacerebbe parlare più tempo per parlare di immigrazione e così via, ma tanto voi lo sapete che la Lega è contro l'immigrazione, quindi è meglio che si parli un po' di economia, si parli un po' di come creare lavoro, si parli un po' di come mettere in circolo denaro e specialmente in città come queste che vivono secondo me un declino non meritato da molti molti anni, l'idea di come e dove rimettere il denaro in circolo in modo tale che anche le attività legate al benessere, che adesso ormai sono diventate una cosa più da non fare perché non ci si può più permettere, lo Stato non può più permettersi di pagare le terme, lo Stato non può più permettersi di far niente. Beh, sono tutte balle. Lo Stato se vuole può permettersi di tutto e quindi potrebbe permettersi anche di valorizzare cose uniche come sono le terme della Toscana, invece sono lasciate a marcire tutte da qualsiasi parte, mentre invece vediamo che in tutte le altre parti del mondo le terme sono volano di sviluppo, volano di benessere, di lusso, di ricchezza e di buon vivere. Io venni qua tante volte, però me ne ricordo una in particolar modo per la campagna elettorale delle regionali. Incontrai tanta gente che mi disse: Borghi, noi siamo con lei, siamo di destra, però noi si porta lo Scaramelli. Grande idea. Scaramelli, credo che in consiglio regionale, in tutte le sedute, però uno può anche andarsela a vedere perché tanto sono sul sito, non è che lo dico io. Se va bene, ha preso la parola 3 volte. In tutto in 3 anni, buona media, e io la parola Chianciano non gliel'ho mai sentita nominare, però ripeto, magari ero distratto, potete andare sul sito della regione e vedere anche quante volte sono intervenuto io, quante volte ho cercato di far passare delle cose che potevano essere secondo me per il bene della Toscana. Una su tutte, la mia prima proposta di legge: 10.000 euro per chi fa un figlio oltre il terzo fra le famiglie italiane, perché altrimenti va tutto ai soliti che voi ben sapete. Ma se per le famiglie italiane si dà 10.000 euro a chi fa figli oltre il terzo, si spendeva molto poco, perché non c'è quasi nessuno ormai che fa degli italiani che fa più di 3 figli, e si cominciava ad affrontare un po' il problema della natalità, ovviamente una delle tante proposte che è stata messa in naftalina. Ho parlato per le terme, ho parlato per cercare di sistemare i beni culturali della Toscana, niente, tutto niente. Questa volta abbiamo la possibilità di andare al governo. Perché io sinceramente di stare all'opposizione è carino, posso far vedere che c'ero sempre, posso far vedere che ho fatto tante proposte, ma non si combina nulla che PD non voglia. Beh, al governo questo giro sarà un po' diverso, il PD non la vedo tanto più probabile, lo Scaramelli non c'è, perché qua il Partito Democratico ha ben pensato di candidare Padoan, che Chianciano forse pensava che fosse in Veneto o qualcosa del genere, no? Quindi Chianciano, quelle famose terme vicino ad Abano, Mirari, la scelta è vostra, cioè se provare per una volta. Così il gusto di dire: ma senti, io invece di fare la solita X sul PD questa volta per fargli capire che sbagliano, poi ritorno a votarlo la volta dopo, forse. Ma questa volta, per fargli capire che sbagliano, che hanno sbagliato, fammi fare una cosa diversa. Provateci, vi sentirete meglio, più leggeri, più liberi. Provateci. In ogni caso, dove sono io sapete trovarmi sempre. Sono sempre stato presente in Consiglio regionale, sarò sempre presente in Parlamento per portare avanti le stanze del territorio, anche se non sono di qui. Quindi la scelta è vostra, io posso solo proporvela.